Questo pezzo per Videotaro potrebbe chiamarsi Calendar Girl alla Valcenese. Anche se di nudo c'è solo il meraviglioso paesaggio della Valceno, penso che il titolo possa essere adeguato. Una buona idea potrebbe aiutarci a promuovere il nostro territorio. L'idea è nata da un milanese affascinato dalle nostre montagne, si è trasformata, a mio avviso, in una bella idea per la promozione della Valceno nel 2016. Quale migliore promozione di un territorio delle sue bellezze? Ed in questo caso si parla di bellezza al quadrato. Il territorio moltiplicato per le bellezze femminili fanno un bel risultato d'immagine per Varsi, la Valceno e indirettamente anche per la Valtaro. Una foto fatta ad una bella donna con lo sfondo del Monte d'Ossa ha fatto sì che il solito calendario dell'assistenza pubblica di Varsi si sia trasformato in un piccolo caso giornalistico sui social media. Migliaia di visualizzazioni, tantissimi mi piace e tanti commenti per il post di Flavio Nespi su Facebook. Da lì è nata la nostra curiosità. L'idea valeva un giro a Varsi, anche se in una giornata di nebbia e pioggia. Così siamo andati ad intervistare alcuni protagonisti di questa iniziativa. Il vicepresidente della Pubblica di Varsi, due delle protagoniste del calendario e Flavio Nespi, l'artista che ha avuto l'idea ed ha realizzato il calendario. L'impressione che ci hanno fatto è che fossero quasi stupiti del nostro interessamento. Flavio ci racconta come l'idea sia nata mentre faceva una foto una bella ragazza in cielo con lo sfondo del Monte d'Osso. Così si è chiesto perché non fare un calendario unendo le due bellezze. Ma ora spazio ai protagonisti. La prima che intervistiamo è Mara, una bella ragazza valcenese a cui abbiamo chiesto come sia stata questa esperienza. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, poi sì, anche a posare, insomma, un po' di imbarazzo magari. No, non è stata la mia prima esperienza, però dai. E ho fatto altre foto per pubblicità. Sì, però no, vabbè, è stata una bellissima, cioè una bella esperienza ed è stata una bella soddisfazione, perché comunque essendo cittadina di Varsi, vedermi sul calendario e tutto, cioè, è stata una bella esperienza. Ognuno delle ragazze è andato in posti diversi, abbiamo cercato proprio di far vedere più posti possibili. Ottobre, no, ottobre, ottobre, sì. Dunque, l'idea arriva da un nostro concittadino, tra l'altro un regista importante, perché tra l'altro è anche un grande fotografo, è un'idea importante, tra l'altro realizzata molto bene, con grandi attori, se vogliamo, sono le nostre concittadine, tra l'altro come potete notare, anche bellissime ragazze. Questo va tutto a favore della nostra associazione. Tutto quello che ricaviamo da questo calendario andrà a favore anche perché noi abbiamo in cantiere fra un paio d'anni di nuovi mezzi, tra l'altro di un'ambulanza nuova. Come potete vedere, le bellezze anche animalistiche del nostro territorio sono davvero tante. Volevo chiedere a Lara come mai ha deciso di partecipare a questa iniziativa e quali sono stati i momenti più curiosi durante i servizi fotografici ed infine che cosa ha provato vedendosi sul calendario. Noi siamo state chiamate e sono stata molto contenta di partecipare e di aiutare l'assistenza pubblica di Varsi. E in momenti più particolari, beh, è stato bello essere nella natura con gli animali, è stato molto bello unirmi al cane, che è una razza tipica del Gotto Romagnolo di qua.